What's up skaters, what's up haters, sono Vincent e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Se sei nuovo, benvenuto nel canale, se ti va, iscriviti, perché oggi ti introduco un grip tape non abrasivo. So che può sembrare una grandissima cafonata, proprio per questo se sei scettico riguardo, ferma qui il video e ci vediamo al prossimo, perché voglio evitare discussioni nei commenti. Però se può interessarti, fammi sapere cosa ne pensi, anche se magari non gli daresti mezza possibilità. Infatti questo grip tape non abrasivo ha reso scettico anche me all'inizio. Si tratta di Crimprim, un'azienda spagnola ancora in via di sviluppo che sta cercando giorno dopo giorno di migliorare il prodotto, ed è per questo che è difficile reperirlo, attraverso i fondi che ricava. Ad esempio, io ho già la seconda generazione, quella con il logo più piccolo, una presa sullo skateboard migliorata, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte delle piccole caratteristiche che rendono il prodotto effettivamente vendibile, si dice vendibile sul mercato, che può essere messo in vendita sul mercato, e per questo motivo è difficile da reperire. Detto questo, a fine video vi spiegherò un attimo come fare per trovarlo, quanto costa più o meno, quindi rimanete. Prima voglio darvi due o tre nozioni per farvi capire di cosa si tratta, come fa a essere un grip tape non abrasivo, e darvi due o tre consigli, dirvi i pro e i contro, insomma illustrarvelo al meglio possibile, però non voglio essere noioso, quindi andiamo veloci. Allora, è sostanzialmente un pezzo di gomma sopra il quale è stata incisa una trama che permette di creare adesione, che è quella forza che ci permette di fare i trick. È la stessa che viene presa in causa da un grip tape normale, che però al contempo crea abrasione andando a rovinare le nostre scarpe, che poi sono da buttare. Sostanzialmente sì. Invece con Cream Grip si può evitare tutto questo, perché non rovina assolutamente le scarpe, e ve lo posso dire perché ci ho skateato un mese e quindi non sto parlando a vuoto, anzi tutto quello che vi sto dicendo proviene dalla mia esperienza di utilizzo di questo prodotto. Quali sono i pro e quali sono i contro? Mi sono fatto una piccola lista molto molto breve, semplicemente per dirvi quello che conta. È super efficace, voi non immaginate quanto sono rimasto stupito dal fatto che sembrasse assolutamente un grip tape normale. Non ho trovato grandi differenze, sono riuscito a skateare normalmente e sono riuscito ad imparare nuovi trick. Quindi questo vi dice tutto. È iper comodo, perché vi immaginate prendere qualsiasi paio di scarpe, dimenticarvele, andare in calzini e riuscire a skateare? Potete farlo, perché non rovina assolutamente le scarpe. Potete anche skateare a piedi nudi se ne avete il coraggio. Non vi distruggerà la pianta del piede. È assurdo. Skati normalmente, cioè non c'è niente da fare. Anch'io ero iper scettico, iper... Non può essere vero, e invece ci sto skateando tuttora perché me ne sono innamorato. Le scarpe non si rovinano, rimangono perfette, si sporcano solo un pochino di un nero, ma probabilmente va via, ma se non volete che si veda prendete delle scarpe scure per skateare e siete a posto. Detto questo, non vi sto dicendo skateate con il primo paio di scarpe che trovate, perché comunque sia le scarpe contano molto sulle nostre prestazioni, nel mondo dello skateboarding sono importantissime, quindi skateate comunque con delle scarpe da skateboarding in modo tale da avere un'esperienza migliore possibile. E questi secondo me erano i pro che più vi interessavano. Per contro ci sono pochi fattori e secondo me trascurabili, ad esempio che quando viene a piovere, quando piovigina, quando c'è tanta umidità, diventa scivoloso. Così come un grip tape normale, forse un pochino di più, perché sembra effettivamente di non avere più il grip tape, però chi è che skata sotto la pioggia? Mi è capitato una volta per caso con Ricky, eravamo lì a skateare, è venuto a piovigginare, siamo rimasti lì, però tutti gli altri se ne erano andati, perché effettivamente che senso ha skateare sotto la pioggia? Più che trascurabile questo contro. Uno invece meno trascurabile secondo me è il fatto che tende a staccarsi, perché molto spesso, è abbastanza spesso, più di un grip normale, è gomma e quindi fa un po' fatica a restare incollato, ma vi dico, io non ho avuto questo problema. Sono dei punti in cui si scolla un pochino, ma proprio una roba da poco. Invece un fattore che non sono riuscito a determinare è la durata. Vi dico, per un mese non mi ha dato problemi, è ancora come nuovo. Un aspetto molto interessante, a quanto dice l'azienda, è che
volendo si può staccare e riattaccare su un'altra tavola, però questo non so dirvelo, proverò. Ma se l'azienda arriva a dire una cosa del genere, perché evidentemente è molto duraturo col tempo, ma io aspetto a esprimere pareri, vi farò sapere. Probabilmente non è il primo e ultimo video che vedrete su questo prodotto. Ci sono una serie di consigli molto molto veloci, poi passiamo alla parte interessante, che è quella del prezzo e del dove reperirlo. Ma sostanzialmente cercare di non skateare partendo prevenuti, quindi no ma farà schifo, e skateare come se nulla fosse. Io ho fatto così e non ho trovato differenze. Applicarlo come richiesto. Infatti il discorso che facevamo prima del si scolla, fa un po' fatica a rimanere attaccato, questo si può diciamo curare, salvare applicandolo seguendo le regole che ci dà l'azienda, che ci vengono fornite insieme al grip tape, ma sostanzialmente lasciare mezzo centimetro dal bordo, 1,2 dal tail e dal nose. Sembrerà un po' strano, però non fa la differenza, anzi ci aiuta ad avere il prodotto ben applicato alla tavola. Oltretutto, essendo un nuovo prodotto, essendo una roba nuova, sarà un po' difficile applicarlo al primo tentativo iper easy, sarà un po' più complicato, perché come la prima volta che applichiamo un grip tape dobbiamo imparare, ed è solo una questione di tempo, ve lo assicuro, perché ne ho applicati due di cream grip e il secondo è venuto decisamente meglio. Non ho idea se i dark slide si possono fare. Passiamo alla parte quella che vi interessa, ovvero il prezzo, che se non sbaglio, ma non vorrei dire cafonate, si aggira tra i 10 e i 20 euro. Direi più che accettabile. Decisamente accettabile. Come reperirlo? Se andate sul loro Instagram, che vi lascio in descrizione e qua in sovraimpressione, c'è il sito, e poi se nel caso aveste problemi scrivete un messaggino, loro sono iper disponibili, vi rispondono subito. A me il prodotto è arrivato anche in un tempo decisamente breve, quindi... Però direi che come prezzo è iper onesto, iper abbordabile, soprattutto per le caratteristiche e il risparmio che vi offre. Io ho una possibilità, gliela darei, però vedete voi. Io continuerò a skateare quello. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia servito soprattutto a conoscere questo nuovo prodotto che ha fatto storcere il naso a molti e che ancora non è conosciuto, perché effettivamente è un prodotto molto molto particolare di cui si era poco sentito parlare, perché ancora deve entrare all'interno del mercato. Però io gli do fiducia. E voi? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E se lo acquisterete, mandatemi una foto su Instagram, qualsiasi cosa vogliate. Peace guys, ci vediamo al prossimo video. Mi dispiace non averlo qui, perché era bello fare il video con il grip, però l'ho dimenticato a Torino. Vabbè, vi metto delle riprese. Voglio sapere di più, cioè se sono io che riesco ad abituarmi o voi riuscite a skatearlo come me normalmente. Fatemi sapere. Keep pushing guys.